Una tavola rotonda utile per sollecitare la platea, costituita soprattutto da ragazzi, e per sensibilizzarli su un tema importantissimo come questo. Ma in Puglia com'è la situazione? Allora, prima di tutto ringraziamo la provincia BAT per averci dato la possibilità di organizzare questo convegno, quindi specialmente con i consumatori del futuro. Il problema è che c'è una grande capacità da parte dei consumatori pugliesi di ricercare i prodotti di qualità, ma questo deriva anche da un'esperienza pluriennale, soprattutto di diverse generazioni, perché noi siamo abituati a mangiare bene. Successivamente però si è creato tutto un discorso per quanto riguarda il consumismo, che i nostri consumatori purtroppo acquistano prodotti non sempre di grande qualità, anche per motivi, per la crisi economica. A questo punto intervengono i gas che cercano di unirsi, sono gruppi di famiglie che si uniscono per ottenere non soltanto un miglior prezzo possibile di prodotti di qualità, ma soprattutto per aiutare l'economia locale. In questo momento in Puglia sono censiti quasi 70 gas, questi sono quelli censiti, poi ce ne sono altri non ufficiali, tipo parrocchie, chiese di vario tipo, non soltanto cattoliche, anche evangeliste, protestanti, che naturalmente per la loro struttura associativa, che li consente di incontrarsi periodicamente, decidono di intraprendere questo cammino, che è un cammino di solidarietà verso i produttori locali, di rispetto dell'ambiente e soprattutto va ad aumentare il consumo critico. Una tavola rotonda su un argomento utile ai ragazzi dell'Istituto Agrario e non solo, per sollecitarli in una direzione di sostenibilità economica. Certo, rientra nel curriculum che noi praticamente stiamo seguendo, ovvero gestione dell'ambiente e del territorio. Quindi ci teniamo a queste attività di divulgazione affinché loro possano, come ricordava Einstein, i problemi possono essere risolti solo cambiando i meccanismi mentali che li hanno prodotti. Quindi noi a un certo punto auspichiamo un cambio proprio di mentalità nell'approccio ai diversi problemi per cercarli di risolverli. La provincia avvicina la rete Gas Puglia e quindi ha un nuovo modo di fare economia. Certo, l'amministrazione provinciale di Barletta Andriatrani è sempre attenta alle problematiche socio-economiche del territorio, quindi nel caso specifico intende promuovere, diciamo, questa nuova mentalità, questo nuovo approccio verso l'economia locale, cercando di mettere insieme e quindi di fare incontrare, se possibile, consumatori e produttori, al fine appunto di accorciare la filiera e quindi determinare, diciamo, un risultato positivo sia per le imprese agricole che per gli stessi consumatori.